Salve amici, proveremo a fare questa Master League. Questa è una patch Mbare Pass e sarà una patch di esperimento. Intanto proveremo questo esperimento, questo test sulla Master League. Andiamo nuova Master League, formazione club, e andiamo a scegliere la squadra con i vari campionati. Ci sarà anche il campionato jugoslavo, quello sovietico. Andiamo a scegliere la Serie B, e con le varie squadre di Serie B, Monza, Messina, Catanzaro, l'Avellino, sceglieremo il Catania, il nostro grande Catania. Ecco gli allenatori, ma noi abbiamo un allenatore che ancora dobbiamo andare a sistemare, sarà questo, che sarà Diego Simeone. Mettiamo il nome di Simeone, Harashil, non ci sarà più, e ci sarà Diego Simeone. Intanto si è aperto il nostro, ecco, la nazionale argentina. Metteremo camicia, ecco qui, con la tuta del Catania. Ok, andiamo avanti. Ed ecco le impostazioni generali: frequenza trasferimenti, lasciamolo normale, disponibilità normale, budget di partenza lo mettiamo un po' piuttosto grande, poi lasciamo tutto com'è, 5, noi mettiamo 10 minuti, valuta in euro e ok, andiamo avanti. Let's go, le 8, let's go. Ed eccoci qui a Torre del Grifo. Vedete l'entrata, il corridoio di Torre del Grifo, il nuovo direttore generale Affio Doliprinu. Qui presentazione fra Simeone, Gomez e Andujar, una presentazione tutta argentina. E qui davanti a a Manuel Vargas. Belle discussioni qui a Torre del Grifo, poi l'incontro con Peppe Mascara, e andiamo avanti. Musica di suspense. Il caricamento è quasi pronto. Obiettivi stagionali e la definizione degli obiettivi. In casa rossazzurra a Torre del Grifo si mette tutto in una strategia. Vorrei parlare degli obiettivi della stagione, dice Simeone. Il nostro club ha finito nelle serie minori e quest'anno vogliamo fare di tutto per andare in Serie A. Che te ne pare? Che te ne pare? Ecco, è Affio Librino che fa questa domanda a Simeone. Lui dice che vuole ottenere la promozione a qualunque costo. Come sempre, il nostro obiettivo è la promozione, ma non è necessario conquistarla vincendo il titolo, è importante salire in Serie A. Ed ecco la conferenza stampa qui a Torre del Grifo. Diego Simeone si presenta, Elenio Herrera. Ecco Simeone alle domande dei giornalisti. Che pensano se lui sarà adatto a questa squadra, quali saranno i suoi piani. Ho le mie idee, dobbiamo raggiungere un buon equilibrio, dipenderà dai giocatori, ma lui dice che ha le sue idee. Voglio ringraziare la dirigenza e il direttore sportivo per aver creduto in me. Il mio primo compito qui sarà insegnare alla squadra le mie idee di calcio, che si adatterà allo stile. Dove a fare le valigie, se no a casa. Che stile di gioco intende adottare in questa stagione? Voglio vedere i ragazzi giocare duro. Un duro come Simeone vuole questo dalla sua squadra. La sua conferenza stampa con i giornalisti, le sue parole.
i suoi obiettivi e finisce la conferenza stampa a Torre del Grifo. Ed inizia il campionato Master League. Inizia così la Master League. Andiamo all'ufficio dell'allenatore. Andiamo a leggere i messaggi. Regine di allenamento, attività di osservazione, gestione del budget, carriera allenatore, programma di agosto e gli obiettivi stagionali. Questo è tutto quello che non abbiamo letto. Ma andiamo avanti, vediamo, anzi cerchiamo di fare qualche trattativa di mercato. Andiamo nella ricerca avanzata, ok, cerchiamo i giocatori svincolati, vediamo cosa troviamo come svincolato. Ecco, andiamo a mettere in ordine valutazione generale partendo dal più forte. Vediamo cosa troviamo, vediamo questo difensore interessante, un tedesco, Ginter, 26 anni, proviamo a fare questa operazione di mercato, 2,9, scendiamo, vediamo un poco, sarebbe contento di trasferirsi nel nostro club, andiamo con 2,3 per 3 anni e inviamo questa trattativa. Attendiamo adesso la risposta del giocatore, ma andiamo a cercare qualcun altro, vediamo qua, ecco Baguero, ex Barcellona, José María Baguero, ex Barcellona, 28 anni, trequartista, proviamo questa trattativa. Scendiamo un po' il prezzo, 4 anni di offerta di contratto e facciamo 1,995, vediamo se inviando questa offerta cosa succede in questa operazione di mercato. Secondo me è meglio forse lasciar perdere, perché ormai già le offerte di mercato, guardando il budget di ingaggi, già siamo quasi, non possiamo permetterci più dei certi giocatori. Santillana, ma è troppo alto, dovevo provare solo per lui. Vediamo, intanto andiamo avanti, avanzamento, andiamo avanti e continuiamo. Partiamo già dal giorno 1 d'agosto, siamo al 4 d'agosto ed ecco il primo messaggio, i primi messaggi per la società. Ginter ha accettato forse le nostre offerte, anche qua Baguero, potrebbero essere due giocatori rossazzurri, altre squadre. Andiamo col tedesco prima, anzi prima col giocatore spagnolo che sarà dei nostri, primo acquisto per Simeone e il secondo acquisto arriva pure. Sono arrivati un difensore centrale tedesco di 26 anni e un ottimo trequartista, Baguero, di 28 anni, spagnolo, con grande tecnica. E andiamo avanti, il 4 agosto ci spostiamo al 6 agosto ed ecco la presentazione a Torre del Grifo, il nuovo arrivo, il difensore in divisa di allenamento, firma un contratto con la squadra catanese. Le foto di rito con Iaffiro Librino, vedete ancora foto di rito, domani spunterà sulla prima pagina della Sicilia. Ecco intanto ancora le interviste, quattro puppetta, continua così, va bene, ha fatto tutta la sua e andiamo avanti a vedere questa situazione, vediamo con i messaggi. Osservatore, nuovo arrivo, va bene, nuovo acquisto, andiamo con la gestione, le trattative, qua ci segnala i nostri acquisti, qua invece la società ci segnala un portiere, Luis Maximiliano, portoghese dello Sporting Lisbona di 21 anni,
e cerchiamo di fare questa trattativa. Vediamo, il prezzo del cartellino è un poco alto, ma un sacrificio solo per un portiere, quando già poi hai a Andujar tra i pali. Ma diamo uno scambio, vediamo. Diamo a Escalante lo possiamo dare, l'argentino, e adesso il prezzo del cartellino è ridotto a 580 milioni. Facciamo un contratto di 3 anni, l'ingaggio annuale, togliamo il costo della rescissione e inviamo la trattativa allo Sporting Lisbona attendendo una risposta. Ecco, qui ci segnala i due acquisti. Andiamo avanti. E siamo a giorno 9. E vediamo adesso qua. Messaggi. Fallisce il tentativo di acquisto per il portiere portoghese. Niente da fare. Qua ci segnala sempre la trattativa fallita. Ma andiamo a levare quel pallino, se no qua ci dice che è fallito. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Siamo al 20 di agosto. C'è una trattativa di mercato. Andiamo all'ufficio dell'allenatore, i messaggi. Osservazione: un giocatore è stato osservato dalla società, si tratta di Luigi Sartor e Diego Sa, portiere. Proviamo con Luigi Sartor, avviamo la trattativa col Vicenza, aumentiamo un poco il costo del cartellino e anche l'ingaggio, forse è meglio abbassarlo un pochettino e aumentare la durata del contratto a 3 anni. Togliamo il costo della rescissione, il costo di tutto, aumentiamo i bonus e andiamo avanti. Ok, inviata questa trattativa, andiamo avanti, avanti, e cerchiamo un portiere dopo il rifiuto del portoghese. Vediamo se possiamo trovare un portiere adatto alla causa rossazzurra. Andiamo con Valdés, ma sicuramente il prezzo è troppo alto, infatti troppo alto il prezzo del portiere. Scendiamo e andiamo ancora un poco più in basso, vediamo portiere dell'Ucraina, ucraino, vediamo, troppo alto il prezzo, niente da fare. Andiamo avanti, scegliamo, scendiamo per i portieri là, eh? Vediamo questo, guardiamo il prezzo, un po' ci siamo, ma non può essere troppo. Vediamo un po' più in basso, tanto dovrebbe essere il secondo portiere. 86, vediamo qua, Bork, portiere polacco di 40 anni. Ma vediamo se possiamo prenderlo per 2 anni, 3 anni no, 2 anni, abbassando un pochettino il prezzo. Va bene, vediamo, proviamo a inviare questa offerta al giocatore e vediamo se possiamo avere questo secondo portiere. E poi ci abbiamo a Terracciano come portiere, avere un terzo portiere, ma cosa serve non lo so. Guarda, ci sono messaggi nell'allenatore, vediamo, delle convocazioni in nazionale, e poi c'è una trattativa con Castro. Lucas Castro è stato richiesto dal Brescia e andiamo a vedere la trattativa, proviamo a cercare di fare entrare qualche cosa del budget, vedete, ma lui 3 e 2 con 2 e 4, cerchiamo almeno di prenderne 3. Ecco, proviamo con 3,
vediamo e attendiamo le risposte del Brescia. Andiamo avanti, andiamo avanti e andiamo avanti. Ed ecco qua, vediamo. Arriva la conferenza stampa, l'inaugurazione del campionato. I giornalisti chiedono se schiererà Baghero dal primo minuto oppure no. Alla prima giornata del campionato Simeone risponde che potrà scegliere il giocatore spagnolo. È importante per lui che i giocatori già sono pronti per essere schierati in campo. Andiamo avanti, vediamo, e andiamo all'incontro. E ora andiamo con l'incontro. Qui negli spogliatoi il discorso del mister Simeone alla sua squadra. Adesso andiamo con lo schieramento dei rossoazzurri, che andrà con un 4-3-3. In difesa i terzini saranno Peruzzi e Vargas, ma anzi Vargas non è in gran forma, verrà sostituito da Pretirigno. In difesa i centrali saranno Le Grottaglie e il giovane, troveremo il giovane tedesco Ginder, poi toglieremo Izco e metteremo Taxidis. La mediana, poi Francesco Lodi, De Zerbi, ma faremo giocare a Baghero, però De Zerbi lo metteremo in panchina al posto di Cantarutti, poi Gonzalo Bergessio, Mascara e Alejandro Gomez. La panchina, tutto va bene, tutto a posto, ok, possiamo anche uscire e prepararci all'incontro, ma prima andiamo a controllare le divise. Le divise delle due squadre che scenderanno in campo, lo stadio, il pallone, la divisa dell'arbitro. Andiamo a controllare un po' tutto. Andiamo qua con i completini. Questo è il secondo del Catania, no, il terzo nemmeno, i quattro, e scegliamo questo. Mentre per il Foggia scegliamo, questo è il primo, scegliamo il secondo, questo qua. Andiamo a scegliere questo da trasferta, vediamo, controlliamo quelle del portiere, va bene così, e ok, andiamo avanti. Il pallone scegliamo questo di serie B, l'arbitro di serie B, questo di serie B, e scegliamo lo stadio, l'Angelo Massimino, lo stadio Angelo Massimino di Catania. Vediamo, 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 qua c'è da B, qua l'abbiamo passato, ecco qua, lo stadio Angelo Massimino, lo stadio Catania Stadio c'è scritto, vabbè. Questo ricordiamo che è solo un test per vedere se ci sono degli errori durante il percorso di questa Master League, così uno vede se ci sono degli errori, dei difetti, e cerca di andarli e poi a sistemare dando sempre del meglio. Andiamo a vedere, qua siamo già allo stadio Angelo Massimino, collegati da Catania. Catania Foggia, prima giornata di Serie B, in questo primo episodio. Il tunnel per Angelo Massimino, il secondo episodio, poi sarà la fine di settembre, sarà tutto il mese di settembre nel gioco ovviamente. Ci saranno due partite importanti con la Cremonese e con l'Avellino, sarebbe la seconda e la terza giornata. Quello sarà il secondo episodio, ci sarà la numerazione delle maglie e così via. In questo primo episodio ci sarà l'ingresso in società di Simeone, il mercato, la prima giornata, la fine del mercato e così via in questo primo episodio. Adesso questo è lo schieramento delle due squadre, vedete il Foggia. Ancora da sistemare, ci saranno molti giocatori da sistemare nel Foggia,
qualcuno già c'è, tipo Giuseppe Signori, Shalimov, Fresi e qualcun altro, ce ne saranno anche altri da aggiungere, ma vediamo intanto. Ci sarà la numerazione delle maglie da sistemare e qua è tutto pronto per l'incontro di questa prima giornata, di questa patch, bare patch, che sarà presto disponibile. Solo la Serie A e la Serie B per il momento, per la prima versione. Poi è canto, una grande conclusione del Foggia, del giocatore del Foggia, non ho visto chi era, ma riparte adesso il Catania. Mascara che serve all'indietro, pallone per Baghero, all'indietro per Ginder, Pedrinho. Controllo il giocatore del Catania, siamo a 7 minuti di gioco. Taxidis viene fermato da Maiello, Giuseppe Signori. Ancora il Foggia in possesso palla, pallone per Sansone, Sansone super per mettere al centro il tiro, la mezza rovesciata e la palla che finisce fuori. Grande azione del Foggia che si presenta pericolosa, la squadra di Zeman viene qui a Catania a giocare contro Simeone e già mette i brividi alla difesa rossazzurra. Ricordando che la patch, la prima versione, sarà dedicata solo ed esclusivamente alla Serie A e alla Serie B, ci saranno anche alcune squadre tipo Real Madrid, Barcellona, Ajax e così via, molte squadre anche brasiliane, qualcuna sudamericana, ci saranno molti giocatori sparsi, ma saranno tutti lavori in corso. Gli altri campionati, sarà solo Serie A e Serie B per la prima versione, poi con l'aggiunta di altre versioni arriveranno il campionato inglese e altri, perché si devono ancora sistemare, siamo nei lavori in corso, ma intanto qui già stiamo testando la Master League, stiamo provando la Serie B con Pablo, con Diego Simeone e col Catania. In questi 15 minuti sempre 0-0, il Catania adesso riparte con Peruzzi, Taxidis, ancora Gino Peruzzi, Taxidis, Lodi, ancora nel gioco si chiama Entella perché il Catania ho sostituito con l'Entella, poi dovrò fare delle cose in modo che il telecronista inglese non dirà più Entella ma dirà Catania e lo faremo, questa è un'altra situazione che poi andremo pure a sistemare. Quando riparte ancora il Catania con Mascara, Baghero, ancora Mascara il tiro e la grande parata del portiere in calcio d'angolo. Oh, that's a sparkling save, absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Vedi l'angelo Massimino, Mascara, tiro e la grande parata del portiere in calcio d'angolo. Della bandierina Vallodi, Francesco Lodi, che poi dobbiamo cambiare il numero, non avrà il 30. Vedremo. Un 10 o il 4 o 8, vediamo che numeri ci saranno disponibili. Intanto il pallone messo fuori. Pedrinho, Baghero, all'indietro, Taxidis, cerca dal limite, ma il pallone viene fermato, il pallone per Signori, Giuseppe Signori, Ciano, fallo di Taxidis, l'arbitro concede un calcio di punizione e arriva il primo cartellino giallo dell'incontro per Taxidis. Vedete anche Gomez cerca di parlare con l'arbitro, ma niente da fare, c'è un calcio di punizione e l'ammunizione per il giocatore greco Taxidis. 24 di gioco, punizione del Foggia, Signori, Scodella al limite, pallone riuscito fuori, siamo nella metà campo del Catania, Mascara supera la metà campo rossazzurra, Mazzanella quarti,
pallone per il difensore del Foggia. Scelimo, Beghetto, Giuseppe Signori. Gets the better of his man. Finds himself eased off the ball. Mascara. Oh, the defense got the better of him this time, but I'm sure Gomez. He'll go again. A really good feat from him. A metterci in campo il gioco per Mascara, che di testa cerca di servire Baghero, ma che non arriva. E riparte il Foggia. 32 di gioco. He's made sure that won't get through. Brody. Mascara viene fermato. Riparte Shalimov. Fallo di Shalimov e Taxidis, che era già ammonito, sicuramente verrà espulso. Vedete l'arbitro ed è doppio giallo, cartellino rosso, espulso. Vedete Lodi e Mascara che cercano, è inutile discutere, fallo sul russo Shalimov, butta in aria Taxidis, addirittura dice no. Cartellino rosso, Catania in 10, a 34 minuti di gioco, Taxidis viene espulso, adesso il Foggia ha un giocatore in più, adesso Sansone che mette al centro con il corottaglio che esce Baghero. Pallone messo avanti, poi riprende palla il Foggia, signori, colpo di testa ma non arriva, arrivando Iar. E siamo a 37 minuti di gioco, Gino Peruzzi sul pallone, serve Mascara, che cerca di servire Berghesso, isolato in avanti, riprende palla il Foggia, signori, Ciano, Sansone. Pedrigno cerca di contrastare il giocatore del Foggia, poi un grande intervento del tedesco Ginter, che da grande difensore esce palla al piede, serve un pallone per Gomez. Gomez avanza sulla fascia, rallenta, si ferma, cerca di accentrarsi, trova uno spazio, serve Baghero, il pallone viene ribattuto dai difensori, riparte il Foggia con Shalimov, siamo al centro del campo, pallone per Signori che sbaglia, serve sul volto il suo compagno, il pallone ripreso dai giocatori del Catania che riparte con Peruzzi, serve il libero taglio, il pallone per Baghero, inquadra la situazione ma perde palla inutilmente al centrocampo e riparte il Foggia con Peghetto, Signori. Pallone allarga il gioco ma poi Pedrigno aggancia il pallone ma l'arbitro fischia alla fine di questo primo tempo. Catania Foggia 0-0. Simeone dovrà inventare qualche cosa per cercare di arginare la difesa del Foggia ed ecco intanto con le immagini siamo già al secondo tempo. Sicuramente Simeone ha dato la carica ai suoi giocatori, almeno speriamo che sia così. Pallone per il Foggia ed è rimessa dal fondo, rimessa laterale per i giocatori del Foggia. Il pallone Shalimov, Signori di testa, fuori, il pallone va fuori, rimessa per il Catania. Andujar sul pallone per le Grottaglie. Le Grottaglie, Pedrigno, Soriano, Signori per Shalimov, Le Grottaglie lo ferma, c'è una punizione, Le Grottaglie ha ammonito pure Le Grottaglie, adesso il Catania dovrà stare attenta a non rimanere in 9, vedete Shalimov sul pallone, già ha messo fuori prima Taxidis e ora quasi Le Grottaglie che prende il cartellino giallo, Signori dalla bandierina, dalla punizione, tiro e il gol! E c'è il gol del Foggia! He's got himself a pitch of a goal. Giuseppe Signori! And finally he has breathed life into the game! Che festeggia così! Con la fantasia. Oh, that is a bit special. Grande punizione di Signori, niente da fare per Andujar. Battuto Andujar, niente da fare, niente da fare. Vedete il tiro e gol. 1-0.
Giuseppe Signorio, che poi non avrà più il numero 34, verrà assegnato il numero 11, poi più là. Frosinone, take the lead. Anche il Foggia si chiama Frosinone adesso, perché poi verrà cambiato pure lui, e si chiamerà Foggia. Anche il telecronista la chiama in inglese, la chiamerà. Adesso riparte il Catania cercando di pareggiare questo incontro. Perde palla, un pallone ancora per il Foggia. Signori, signori, il pallone largo, poi Pedrinho che mette in fallo laterale. Aumenta l'intensità il Foggia. Sansone, Shalimov, non prende palla e fallo laterale per il Catania. Lodi, Ginder, Legrottaglio, Peruzzi, in progressione Gino Peruzzi, si accentra, serve sulla fascia Mascara, lungo il pallone ma ci arriva il giocatore Peppe Mascara, destreggia Baghera e perde la palla lo spagnolo, partita un po' deludente per lui. Adesso Lodi che prende palla e serve Peruzzi, ancora Ciccio Lodi, Baghero e perde palla ancora Baghero. Molti palloni persi dal giocatore spagnolo. Adesso dovrà lavorare nella testa Simeone di questo giocatore. Pallone per il Catania, Mascara, pallone per Gomez, in aria solo il tiro e palla che va fuori. Azione pericolosissima, vedete anche Simeone disperato, poteva essere il pareggio dei rossazzurri. Rivediamo l'azione, il pallone di Gomez, scambio con Bergessio. Pallone ancora per Gomez in aria, tutto solo il tiro, forse scivola e controlla male il pallone, ma fatto sta che la palla non va in sacco e va fuori per la delusione dei tifosi del Catania. Pallone adesso rimesso in gioco del Foggia, colpo di testa, siamo nella metà campo del Catania, ancora Sansone che sta giocando un'ottima partita, pallone allarga per Beghetto, Beghetto cerca di essere fermato. La Mascara, il pallone di testa colpito da Signori ma va fuori. Vediamo l'azione del Foggia che sta vincendo per 1-0, ma poco fa il Catania con il Papu Gomez aveva l'occasione di pareggiare l'incontro. Adesso è Ginder, Pedrinho, Lodi, Gomez, porta avanti il Catania, ancora Lodi, cerca soluzioni, mercer del Catania, pallone per Pedrinho, Pedrinho per Gomez, Lodi, Mascara, Baghero, e ancora lui Baghero che prende sempre palla dopo una manovra del Catania, palla per Baghero e fine del pallone. Simeone dovrebbe fare attenzione a schierare il campo, intanto Legrottaglio riesce a fermare e c'è un fallo ancora di Legrottaglio, ancora su Signori. Due si sono un po' spinti in entrambi, le brutali che diceva non l'ho toccato, punizione un po' distante questa volta, è successo il primo gol, pallone messo al centro, colpo di Shalimov, 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 tiro, è la grande parata di Andre Har, un calcio d'angolo, Shalimov che stoppa il pallone tutto indisturbato, ma Andre Har mette in angolo. Anzi 74 quasi, pallone messo al centro, il colpo di testa della rete, arriva il 2-0 del Foggia. Soriano, Simeone cerca di protestare ma è invano. A wonderful delivery and all it needed was a touch. Well, as contact goes, that was tremendous, and it helped him to direct it exactly where he wanted into that net. I think when it comes to the aerial department, this fella is definitely no slouch.
situazione. Il colpo di testa da rapace d'aria fredda direttamente a handuare i difensori del Cavani. Quando siamo al 75 di gioco, fermiamo un attimo per una sostituzione. Andiamo di mettere Baghero, Gomez lo mettiamo trequartista, Baghero lo cambiamo, lo mettiamo intanto prima punta e verrà sostituito con Maxi Lopez. Baghero per Maxi Lopez mentre retrocediamo Gomez a trequartista. Baghero, Gomez lungo per Baghersio, che è stato troppo isolato, non ha toccato quasi pochissimi palloni toccati dall'argentino. Al centro, il colpo di testa fuori il pallone della Foggia, che poteva essere un 3-0, una mazzata per il Catania, per Simeone. Per fortuna, meglio così per il Catania. Well, to wait until now to make this change, ecco, seems a bit baffling. He's expecting the miraculous to turn this around from here. Ginder. Pedrinho cerca spazio, si allarga, si accentra, il pallone messo in aria, ma niente da fare, viene fermato dal difensore del Foggia. 82 di gioco. Maxi Lopez cerca di deviare questo pallone. Sansone, c'è fallo di Maxi Lopez, che viene ammonito pure lui dopo l'espulsione di Taxidis. Ammonizione per le Grottaglie e Maxi Lopez. Capuano, la battuta. Questo Sao, Soriano. Soriano, place it forward. Non arriva Shalimov. Peghetto, aggancia, mette al centro, Anduaro in uscita, poi pallone per Lodi che esce il pallone fuori. Pallone per Maxi Lopez, lungo, ma ci arriva. Maxi Lopez sbaglia tutto e riprende palla e Foggia. 87 minuti di gioco. In questo istante Foggia sta ormai chiude l'incontro, il pallone è troppo lungo, un fallo laterale. Prima delusione per la squadra di Simeone. Pallone adesso per il Foggia. Soriano, 4 minuti di recupero, un fallo laterale. Il pallone four extra minutes added on. Oh, well intercepted, really alert to the danger. Niente da fare, siamo al 94esimo quasi. Sansone, il fallo, ma l'arbitro decreta la fine dell'incontro. Il Catania viene sconfitto all'Angelo Massimino per 2-0 contro il Foggia. Signori, al 52esimo, e Soriano al 75esimo, gli autori dei due gol. Vedete, Grottaglie che esce un po' a testa bassa. E questi sono i risultati della prima giornata di Serie B. Catania che perde col Foggia, il Catanzaro che perde con la Cremonese, Modena 0, Avellino 1, Venezia che vince, che perde 4-1 col Messina, poi 1-1 Cesena Bari, il Como viene sconfitto dal Brescia 2-0, Chievo Monza 1-1, Spal 4 Sassuolo 0, Regina 0 Empoli 2, Pisa che perde 1-0 in casa col Pescara, mi sembra. Questa è la classifica e andiamo col, siamo il 23 agosto. Ed ecco il secondo capitolo di questo inizio di campionato
dopo il disastroso risultato dell'esordio, la stampa e i tifosi stanno massacrando Diego Simeone, ma lui dice: lo so, ma ce la faremo. Andiamo con i messaggi. Saltor è saltata la trattativa. Il portiere Borok arriverà in rossazzurro. Taxidis sarà un giocatore di squadra. Vediamo le offerte. Quella di Saltor col Vicenza è saltata, ma quella di Boruk, il portiere polacco, applausi della dirigenza. Arriva questo portiere di 40 anni, farà il terzo portiere, ma vediamo se supererà le gerarchie. Siamo al 24 agosto, messaggi. Il Brescia sembra aver preso Castro, per loro vanno bene quei 3 milioni. Andiamo a vedere. Lucas Castro lascerà il Catania e andrà al Brescia. Nuova entrata per il Catania, mentre Terracciano, no, Vicenza, no, 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 rifiutiamo questa offerta, rifiutiamo l'offerta, ce lo teniamo noi e andiamo, vediamo, mettiamo Cantarutti, lo mettiamo nella lista dei trasferimenti, che dovrebbe essere ancora da sistemare perché è troppo scarso, 59, deve essere un po' più sistemato, ma questo lo faremo più avanti nelle modifiche. Intanto procediamo adesso con cercare di qualche acquisto, vediamo che cosa troviamo. Cervini, Van Persie, una pazzia per Van Persie, possiamo provare una pazzia. Hernandez è troppo alto il suo cartellino. Lineker, vediamo, troppo alto pure lui. In basso cosa troviamo come attaccanti, vediamo, c'è sempre Van Persie. Andiamo a dare un'occhiata. Due, troppo alto, 34 anni, troppo alto. Alex Pato, vediamo. Ma alto, però si potrebbe anche trattare per lui, ma 31 anni, troppo alto, potrebbe fare una pazzia. Proviamo per questo ragazzo, questo 29enne, andiamo a vedere, passiamo un po' il contratto, l'ingaggio, vediamo, facciamo 4 anni, passiamo a meno di un milione, vediamo un milione scarso. E vediamo se potrebbe arrivare nel rosso azzurro. Vediamo. La prossima partita sarà con la Cremonese e con l'Avellino, quindi il prossimo episodio sarà la numerazione delle maglie, che avverrà dopo la fine del mercato. Andando qua, il premio del miglior giocatore europeo lo vince Diego Armando Maradona. Vedete Maradona che riceve il premio come miglior giocatore dell'anno. Il grande Diego Armando Maradona. Andiamo a vedere i messaggi, che ci dice che Maradona ha vinto il premio, poi il giocatore ha accettato, Castro non è più un giocatore del Catania. Andiamo alla trattativa. Tiquinho Soares accetta
e va al Catania. Arriva un altro attaccante alla corte di Pablo Simeone, giocatore che, se non vado errato, sia un brasiliano, ma andiamo a vedere, a controllare con più calma. Siamo al 31 di agosto, ultimo giorno di mercato, siamo alle ultime ore di mercato, vediamo cosa succede in casa rossazzurra. Ultimo giorno di mercato, capitolo 1, giunge voce che in casa Pisa stiano cercando di acquistare Gino Peruzzi. 4 ore, oh, 4 ore, vediamo messaggi, ci avvisano del nuovo arrivo. Controllare pure qua le notifiche, ecco qua, è arrivato un nuovo giocatore, ha un valore di 9 milioni, partiamo un'ora, tra 11 ore si chiude il mercato, arrivano notizie, c'è un'offerta per il Papu dall'Arsenal, arriva un'offerta dall'Arsenal per il Papu Gomez. Andremo a controllare questa offerta, vediamo nella gestione di squadra, nelle trattative, nella mia squadra, Alejandro Gomez, 29 milioni, lui ha un valore di 15 milioni, ma con un contratto fino al 2024, ma vediamo se noi dobbiamo fare una pazzia per Gomez, aumenteremo la trattativa, vediamo perché il prezzo ci sembra un po' bassino. Vorrei aumentarlo un poco di più, vorrei anche 40 per Gomez, ma vediamo se possiamo arrivare anche a 35, andiamoci a 35, vediamo, 20 milioni in più, a 8 ore siamo alla conclusione del mercato, abbiamo inviato la nostra rimodulato l'offerta. Tanto che ci giunge voce che Peruzzi, Gino Peruzzi, è sempre richiesto dal Pisa. Vediamo adesso i messaggi, cosa troviamo. La trattativa col Gomez è andata a buon fine, l'Arsenal acquisterà Gomez per cifra di 35 milioni. Arriva l'offerta anche per Pisa, per Peruzzi, un'offerta per Vargas. Andiamo a controllare questa offerta. Gomez, 35 milioni, e andrà all'Arsenal, sarà il nuovo giocatore dell'Arsenal, sarà moneta per il Catania. Let's go. Vargas non si tocca, Vargas resterà qua, anche se la squadra, non so che squadra sia, sarà poi una squadra da sistemare. E abbiamo rifiutato l'offerta, rifiutiamo anche quella di Gino Peruzzi. Contra Rutti, proviamo alla UE di Mani, e poi non esisterà più questa squadra nelle prossime edizioni Master League, ci saranno poi una serie di scelte da fare degli allenatori e delle squadre, ci sarà un sondaggio, poi vediamo più avanti delle note. Vediamo qua le trattative, Itz con il Verona, l'offerta è quasi nulla, aspettiamolo al Verona, grande capitano del Catania, mancano 2 ore alla conclusione del mercato. Semplice, perché sennò un po' più lungo gli ultimi 2 ore Ibrahimovic. Vediamo che giocatore possiamo andare a cercare. Qualche attaccante di lusso, qualche attaccante che sappia far gol. Mi sa che il tempo è stretto qua. Proviamo invece con un trequartista. Proviamo Basket.
abbassiamo un po' il prezzo, 4 anni, forse un po' molto difficile, rumoro alla fine del mercato, controlliamo i messaggi dalla dirigenza, Martin Vázquez è fallito, il tentativo per il giocatore spagnolo, andiamo a controllare questa notifica, ok, ed è finito il calcio mercato, è finito il calcio mercato per i rossazzurri, è finito per tutti, saremo perfetti nel mercato per poi avere dei giocatori a gennaio, vediamo, perché bisogna avere degli attaccanti, prossima partita con la Cremonese e poi con l'Avellino. Nel prossimo episodio ci saranno i numeri di maglia, l'Avellino, la Cremonese e l'Avellino. Per questo primo episodio è tutto, ci sentiamo al secondo episodio con la Cremonese e contro l'Avellino, e poi dobbiamo scegliere il numero di maglia e qualche offerta per gennaio. È tutto. Andiamo, aspetta un attimo a controllare, ci sono delle offerte. Test è un giocatore americano, questo giocatore dell'Ucraina, alla sinistra, un giocatore che potrebbe far comodo, portiere, ma già ci siamo come portieri, e vabbè, credo che già ci siamo. Non ci interessa. Nella nostra squadra è arrivata un'offerta per le Grottaglie, ma noi la rifiutiamo subito. Fine trattativa, chiusa, basta, non ci interessa. E qua mi sa che dobbiamo salutarci e ci vediamo al secondo episodio.